periodo buio di Serena Autieri, quello che le è successo in passato è davvero sconvolgente. I dettagli dell'accaduto, un'attrice, cantante e conduttrice italiana molto amata dal pubblico, è lei, Serena Autieri. Grazie al suo talento che le ha permesso di muoversi tra cinema, TV e teatro, è riuscita ad ottenere numerosi riconoscimenti tra cui l'Italian Musical Award come migliore attrice protagonista per Vacanze Romane, il premio Alberto Sordi e il premio Lunezia per il musical Diana e Lady. Originaria di Napoli, la carriera di Serena Autieri prende il via quando nel 1998 debutta in televisione con Un posto al sole, su Rai 3, nel ruolo di cantante Sara De Vito. Qualche anno dopo, affianca Alberto Castagna come Valletta, nel programma Stranamore, su Canale 5. Negli anni a seguire diviene la protagonista del musical Bulli Pupe, dove, notata da Pippo Baudo, co-conduce il Festival di Sanremo 2003 con Claudia Gerini. Negli anni Serena consolida il suo ruolo di attrice prendendo parte in svariati film e in alcune miniserie TV come La Maledizione dei Templari e Callas e Onassis, 2005, e L'Onore e il Rispetto, 2006-2009. Nel 2012, poi la grande svolta televisiva grazie alla vittoria di Tale e Quale Show, con il quale aumenta la sua popolarità. Per quanto riguarda invece i suoi progetti più recenti, ha prestato la sua voce ad Elsa nel film d'animazione Disney Frozen e dal 2021 è al timone di Mattina su Rai 1 dedicato. Serena Autieri tra successo e momenti difficili. Serena Autieri con il suo talento e il suo bellissimo sorriso è riuscita a conquistare davvero tutti, anche per questo è molto apprezzata dagli italiani. Eppure la bella attrice nel corso della sua vita ha dovuto affrontare un periodo molto difficile. Di questo momento buio, è stata lei stessa a parlarne durante un'intervista rilasciata a Velvet Gossip. Scopriamo maggiori dettagli nel prossimo paragrafo. Il periodo nero di Serena Autieri, il racconto. Dietro il grande successo, Serena, come anticipato, nasconde un vero e proprio dramma. Durante un momento della sua carriera, infatti, lo stress ha preso il sopravvento portandola a stare male e a soffrire di diversi disturbi fisici. Per un certo periodo la tensione mi ha risucchiata in una brutta spirale. Viaggiavo spesso per le promozioni e per le serate, passavo mesi lontano da casa, sui set dei film. Ma soprattutto facevo una vita irregolare. Arrivavo al weekend stravolta e l'unica cosa che riuscivo a fare era starmene accoccolata sul divano, ha dichiarato nell'intervista. In seguito a questo stato, Serena, dopo essere finita in una situazione critica, è riuscita a vedere la luce in fondo al tunnel ed ha compreso di dover pensare a riprendersi in più fretta possibile. Così, fortunatamente, ha iniziato a prendersi cura di se stessa, riuscendosi a ritagliare un po' di spazio per lei e a superare quel tragico momento.